continua l'esplorazione dell'Andalusia. Siamo a Malaga. Siamo arrivati a Malaga, un'oretta e 45 di bus, tranquillo. Abbiamo barboneggiato. Bevendo la birra a Kills Camp. E adesso... Che dopo la Lambra da litro di ieri pensavamo di aver toccato il fondo, ma la Kills Camp mi sa che ci dà delle ottime soddisfazioni. Siamo qua in questa splendida cornice della... Guardate che bella che è questa stazione. Stazione degli autobus di Malaga. E adesso ci muoviamo verso il centro e andiamo a capire com'è la situazione arte di strada. Andiamo per le strade di Malaga, stiamo cercando uno spot. Frank finalmente sfoggia il suo look bonino. Ci accompagnò in Portogallo qualche anno fa. Stiamo continuando alla ricerca di uno spot con le pesanti valigie, ma siamo fiduciosi che riusciremo a conquistare anche questa città. Dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano svaniva lontano laggiù. Beh, si è suonato, finalmente si è anche incassato più di 3 euro. Ho trovato questo spotticino in una piazza carina, di passaggio il punto assegnato secondo me non era il migliore della piazza, d'altra parte sarebbe stato meglio, però si suonava bene, mi sentivo bene. Io ho suonato invece davanti a questo bel teatro, che vedete dietro di noi, il Teatro Romano di Malaga, ambientazione perfetta per lo show, un bel ambiente, non tantissima gente, però bello, bello. Mi sono divertito e sono contento. Adesso andiamo a dormire a Torremolinos dall'amico Stefan, è un ragazzo che conobbi a Copenaghen quando andai lì a suonare un paio d'anni fa, con cui sono rimasto in contatto e che si è proposto di ospitarci. Abbiamo finito la seconda giornata di busking qui a Malaga, abbiamo aspettato tutto il giorno per suonare perché c'era una canicola incredibile, quindi ne abbiamo approfittato per un bagnetto nel mare ghiacciato, abbiamo preso un po' di sole e finalmente quando è giunta l'ora abbiamo lasciato la nostra casa a Torremolinos e il buon Stefan ci sta ospitando in una casa magnifica, in stile coloniale, zanne di elefante, cose, dondoli, cesti, vini, cose casse, africane, cose etniche, africane, cose sudamericane, i pappagallini verdi sulle palme fuori, tutto bellissimo. Niente, poi siamo arrivati qui in città a Malaga, ci siamo piazzati a suonare, io ho rubato lo spot dove ha suonato ieri Franky, spot migliore probabilmente di Malaga, già, dove ieri mi andò bene e oggi... E oggi dai, io ci ho suonato io, sono lui. Non è andata male, sono relativamente soddisfatto, diciamo commisuratamente soddisfatto, non si è spaccato. Non si è spaccato oggi, no, decisamente no, se, diciamo che si è portata a casa la pagnotta, ma si può fare decisamente meglio. Magari domani riusciamo a portare anche il companatico. Domani proveremo a suonare di mattina, anche se ci sarà molto caldo, però... proveremo in fascia oraria preprandiale, in fascia protetta e vediamo che cosa ne sarà. Adesso siamo stati invitati qua dal buon Francesco che vedete qua. Qua ciao, il nostro Francesco è un DJ, tu lo sai. Poi che si rimangono qua con me, te lo dico a te che si rimangono qua. Se niente, ci ha invitati qua al ristorante dove lavora, ci ha offerto un paio di tapas, un paio di birre, lo ringraziamo. Tozzi. Allora, quello che doveva essere appunto un aperitivello offerto si è rivelato per ci ha inculato, quindi alla fine ci ha presentato un conto da 14 euro, neanche troppo caro, però vaffanculo, però, se mi dici che è gratis, vieni. Mangiare al mio locale, immagino che come minimo qualcosa me lo offri. Io glielo ho detto, senti, va bene, pagare un cazzo, che cazzo vuoi, mi hai detto di venire, se mi dicevi che dovevo pagare, me lo decidi. Mia risa trotta. Si conclude questo secondo giorno qua a Malaga, è stato un giorno esplorativo direi. Esplorativo, abbiamo trovato delle persone, abbiamo ritrovato delle persone, abbiamo conosciuto persone nuove. Praticamente Dino Aucello, che è un bravo pittore italiano, veneziano, ma con sede a Londra, io lo incontrai casualmente all'Essex Square quando stavo suonando lì nel novembre 2015. Bene, oggi stavo suonando, c'erano un po' di ragazzetti italiani che si erano fermati a ballare, a fare un po' di casino. A un certo punto giro la testa, guardo, e al microfono, tra una canzone e l'altra gli faccio: Dino, tu che cazzo ci fai qua?
E mi fa: che cazzo ci fai tu? Giustamente. Ottima domanda. È stato un ottimo incontro perché Dino sta in ostello, quindi domani mattina noi andremo a provarci un po' di busking mattutino a Malaga. Dopo lasceremo l'attrezzatura nell'ostello e andremo a farci il bagno, per poi ritornare a prendere l'attrezzatura e continuare a suonare anche un paio di set serali. Giorno numero 3 qua a Malaga. Dovevamo suonare stamattina in realtà. Più o meno. Qualcosa è andato storto. Eh sì, insomma, niente, non è facilissimo svegliarsi alle 8 e mezza di mattina se sei andato a letto alle 4 e mezzo. Guardando puntate rispetto alle gadget. Poi apri la finestra, apri la porta. C'è questo. Siamo alla stazione di Torremolinos. Aspettiamo il trenino per andare a Malaga. Dove suoneremo? E niente, abbiamo avuto un doppio inconveniente con doppia valigia. Quindi in sostanza prima si è rotta la sua valigia. Mentre io parlavo di quando mi si era rotta la mia valigia, mi si è rotta la valigia. La sua valigia. Le ruote andate e quindi. Quindi abbiamo trovato al Carrefour vicino alla casa in cui dormiamo un ottimo carrellino. Ottima soluzione che, come potete vedere, fratellini di carrellino. Un double carrellino. È ovviamente molto più comodo per me, appunto mi ritrovo come di solito giro, quindi col carrellino. L'unica rottura di palle sarà cercare di riportarla indietro in aereo, chissà come, quando torneremo io. Ma sarà un problema dei futuri noi, quindi per ora andiamo col nostro carrellino a suonare a Malaga. Siamo a Malaga. Malaga. Siamo al 100 Montaditos. I Montaditos. Stiamo bevendo della birra e mangiando i Montaditos. E stiamo valutando il da farsi per le successive ore e anche per le successive giornate. Abbiamo lavorato un po' qua a Malaga. Un po'. Un po' poco. Quindi stiamo pensando di spostarci verso il Portogallo. Probabilmente stanotte prenderemo un autobus alla volta di Lisbona. Per poi probabilmente andare anche a Porto, ma intanto Lisbona. In tutto questo a complicare il nostro cammino, dato che siamo tra Spagna e Portogallo, domani alle ore 20 in Spagna e 19 in Portogallo c'è un'ottima Spagna-Portogallo Coppa del Mondo di calcio. Quindi una concorrenza slealissima. Quindi vedremo bene il da farsi. Comunque probabilmente a breve lasceremo la bella Malaga. Aquí estamos en Torremolinos. Ultime ore qua nella zona di Malaga. Abbiamo fatto l'ultimo bagno qua a Torremolinos, sì. E adesso stiamo per dirigerci verso casa, dove recupereremo le valigie, le metteremo sul carrellino e ci avvieremo a prendere il treno, poi l'autobus, treno, poi per l'autobus. Andare a Madrid di nuovo. Allora, mentre il buon Francesco Pilutti sta finendo di preparare la valigia, anche perché siamo un pochino stretti con i tempi, volevo prendermi qualche minuto per fare un paio di considerazioni su Malaga, quindi la seconda città dell'Andalusia che vediamo dopo Granada. È diversa sicuramente per clima, perché sta sul mare, quindi è già più ventilata rispetto a Granada. Ha dei colori molto caratteristici, tutti questi gialli, ocra, che caratterizzano tutta la città. Mi piacciono molto, c'è un'energia particolare, è sicuramente una città che risente molto del calore che le dà il sole, di molto tipico e di molto pittoresco. C'è sicuramente il Teatro Romano, davanti al quale ho avuto la fortuna di suonare e di cui vi consiglio la visita anche all'interno. Ci sono un paio di vie principali nelle quali potete passeggiare e poi un paio di classiche vie commerciali dello shopping. Tra l'altro, un fatto curioso, ma neanche troppo, è una delle vie principali dove ci sono H&M, Zara e i marchi vari e soliti, si chiama Calle Nueva, e a Bruxelles la via in cui si trovano H&M, Zara e i soliti marchi si chiama Rue Neuve. Quindi esattamente la stessa cosa, via nuova. Questo mi spinge a fare una piccola riflessione che in realtà penso da tanto tempo e che vedo da tanto tempo. Io viaggio di città in città, è chiaro che vedo moltissimi centri storici e molto spesso vicino al centro storico, annesso al centro storico, c'è anche il centro dello shopping, quindi dove ci sono queste grandi catene, e io purtroppo di città in città vedo ripetersi la stessa successione di negozi: H&M, Zara, McDonald's, Primark e i vari soliti negozi di vestiti. Quindi noi giriamo il mondo per andarci a comprare i vestiti negli stessi 4, 10, 15 negozi, 15 grandi
catene. A me un pochino piange il cuore, sicuramente piangerà più il cuore ai commercianti che negli ultimi decenni si sono visti troncare così le loro possibilità lavorative, e sicuramente, secondo me, a mia opinione, stiamo perdendo un grande patrimonio, stiamo confinando gli artigiani e i commercianti ai qualche mercatino, a qualche piccola via, a qualche piccolo negozietto, e li stiamo costringendo a fare gli straordinari per poter portare a casa la pagnotta, perché i grandi marchi producono a basso costo e vendono in massa, e noi in massa compriamo. A parte questo, Malaga è una città molto godibile, è molto bello il fatto che puoi stare in una città che offre tutti i comfort della vita notturna e diurna, ma sei in riva al mare. C'è una spiaggetta annessa alla città a cui si accede tramite una simpatica passeggiata che costeggia il porto turistico, e si arriva a questa piccola spiaggia dove si può tranquillamente fare il bagno. In questi giorni l'acqua era particolarmente fredda, però è anche metà giugno, quindi è anche normale. La gente è molto multietnica, per quello che ho potuto vedere. Ci sono moltissimi italiani anche che lavorano qua. Un esempio l'abbiamo avuto anche dall'ottimo Francesco, che non ci ha proprio trattati con ospitalità. Ma in generale qua in Andalusia abbiamo incontrato vari italiani che lavorano e risiedono qua, perché dicono che si lavora bene e si vive molto bene. Non ne dubito. C'è un'area particolare a Malaga. È molto bello passeggiare per le sue vie e viette. Non l'abbiamo sicuramente esplorato a fondo, però quello che abbiamo vissuto ci è piaciuto, ed è una città in cui potrebbe essere bello suonare un po' e riposare, suonare un po' e riposare, magari in altri periodi dell'anno. Adesso, anche causa il grande calore, le ore suonabili sono veramente veramente poche, quindi ovviamente non si può suonare oltre una certa ora, che sarebbe l'ora migliore perché la gente inizia ad uscire e a prendere un po' il fresco. È stata sicuramente una bellissima esperienza. Qua si chiude la nostra esperienza in Andalusia. Adesso torniamo verso nord e vediamo cosa succederà. Stefano, ci ha ospitati per tutte queste notte. Non ci ha sbagliato, Stefano. Grazie Stefano, grazie.